Calatafimi sequestrata la società che gestisce il parcheggio a Segesta. Castellammare turista si fa male alla riserva dello Zingaro, soccorso dall'aeronautica. Catania, la svolta green economy della regione, il governo Musumeci spiega come. Mazara, Giacalone e Frazzetta nominati al vertice del settore ittico e turistico di Cifa Trapani. Calcio, si alza il sipario sulla nuova stagione della Mazzarese, domani conferenza stampa. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo, la prima della settimana. Apriamo come di consueto con la cronaca. I carabinieri della compagnia di Trapani hanno eseguito oggi il sequestro della società che gestisce il parcheggio attiguo al parco archeologico di Segesta. Il provvedimento di sequestro è stato emesso dal GIP del Tribunale di Trapani su richiesta della Procura Trapani. Il provvedimento odierno rappresenta la prosecuzione dell'operazione denominata FIMES, eseguita dai carabinieri della compagnia Alcamese lo scorso febbraio e che portò all'arresto dell'imprenditore Francesco Ischia e del vicecomandante della locale Polizia Municipale con l'accusa di corruzione. Tra i due ci sarebbe stato un accordo volto a favorire il parcheggio gestito dall'imprenditore. La società che gestisce il parcheggio sarebbe stata fittiziamente intestata alla figlia del vicecomandante della Polizia Municipale e al figlio dell'ex sindaco di Calatafimi Segesta, Nicola Ferrara. Uno stratagemma che sarebbe stato ideato dall'imprenditore per eludere l'eventuale emissione di misure di prevenzione patrimoniali, continuando così a mantenere la gestione e a ricevere gli incassi dell'attività. Il GIP del Tribunale di Trapani quindi ha disposto il sequestro preventivo della società, che è stata affidata ad un amministratore giudiziario. Ischia invece dovrà rispondere insieme ai due intestatari fittizi della società del reato di trasferimento fraudolento di valori. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castelvetrano, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno denunciato due giovani gambiani. I due giovani sono stati fermati e sottoposti a controllo a bordo di uno scooter privo di targa. Il motociclo non era assicurato, il conducente era privo di patente di guida, di documento di riconoscimento e di permesso di soggiorno. Le perquisizioni eseguite inoltre hanno consentito il rinvenimento di due coltelli di genere vietato nella disponibilità in particolare del passeggero. I due cittadini extracomunitari sono stati denunciati alla competente autorità giudiziaria e i coltelli sequestrati. Sono state anche elevate le multe per le violazioni al codice della strada. La polizia di Trapani nei giorni scorsi ha arrestato un 23enne accusato di aver incendiato l'auto del padre della sua ex ragazza. Il giovane, non avendo accettato alla fine della relazione con la giovane, si era già reso protagonista di altri episodi di danneggiamento. All'ennesimo rifiuto della ragazza di tornare con lui, il 23enne ha prima appiccato il fuoco all'autovettura con del liquido infiammabile, successivamente ha iniziato a danneggiare le finestre dello stabile che ospitava la ragazza. Sul posto sono giunti i poliziotti, che hanno poi proceduto all'arresto dell'uomo accusato di incendio e danneggiamento aggravato ed è finito in carcere. Ed ora ci fermiamo per un momento pubblicitario. Proseguiamo con le notizie di cronaca. Una donna di 56 anni è stata soccorsa alla riserva dello Zingaro nel fine settimana appena trascorso dall'equipaggio di un elicottero dell'82esimo centro CISAR di Trapani, assieme a una squadra del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. La 56enne Antonia Agostino non si poteva muovere a causa di una probabile frattura alla caviglia. Il
del soccorso della malcapitata è avvenuto nella zona di Cala Berretta. Giunto sul posto, l'equipaggio dell'elicottero ha iniziato le operazioni di recupero della 56enne con i soccorritori fatti calare al suolo nella zona inaccessibile da ambulanze o altri mezzi di soccorso. Messa in sicurezza l'infortunata per il recupero, l'equipaggio dell'elicottero ha proceduto a recuperare con il varicello la paziente, tutto il team a terra, spostandosi poi a Castellammare del Golfo, dove nel campo di calcio è avvenuto l'atterraggio del mezzo dell'aeronautica. La 56enne è stata affidata alle cure mediche dei medici intervenuti sul posto. L'elicottero invece è rientrato alla base militare di Birgi. I militari dell'aeronautica trapanese in precedenza avevano effettuato un altro soccorso a Favignana, dove assieme ai vigili del fuoco è stato recuperato un uomo caduto sul tetto della sua abitazione fratturandosi il femore. Il Consiglio Comunale di Alcamo si riunirà in videoconferenza mercoledì prossimo in seduta ordinaria presso il Centro Congressi Marconi. All'ordine del giorno le disposizioni straordinarie in favore degli esercenti delle attività turistiche, somministrazione di cibi e bevande in deroga al regolamento comunale COSAP dal 1 marzo al 31 ottobre 2020 ed ancora l'adozione delle aliquote, le detrazioni sull'IMU e contestuale conferma della maggiorazione per il 2020 e il regime tariffario della Tari per il 2020 e le riduzioni connesse all'emergenza sanitaria. La seduta è convocata alle ore 19. Roberto Giacalone e Michele Frazzetta sono stati nominati responsabili provinciali del CIFA Trapani per i settori ittico, alimentare e turistico balneare. La nomina è avvenuta nei giorni scorsi nel corso di una riunione del direttivo di CIFA Trapani, presieduto dal segretario provinciale Gaspare Ingargiola. Giacalone e Frazzetta presenteranno proposte operative nei rispettivi ambiti, ti fa sapere l'associazione per l'affermazione di un sistema di regole condivise per lo sviluppo del territorio. Sabato prossimo, primo appuntamento della campagna promossa dal Comune di Alcamo per ridurre l'abbandono indiscriminato di rifiuti. Alle 8:30 presso il piazzale Canalotto ad Alcamo Marina è previsto un raduno dei componenti del gruppo Scout Alcamo 1 che faranno un censimento di rifiuti abbandonati in spiaggia. Le postazioni in particolare saranno 6 per tutto il litorale di Alcamo Marina, dalla stazione di Castellammare del Golfo fino a Lido Greg, direzione zona Aleccia. Ci auguriamo, ha dichiarato l'assessore all'igiene ambientale del Comune di Alcamo, Giuseppe D'Angelo, che a questo primo appuntamento della campagna organizzata in collaborazione con gli scout Alcamo 1 possano partecipare tutte le associazioni ambientaliste del territorio che hanno a cuore la salute di tutti. Ed ora ci fermiamo per un altro momento pubblicitario. L'assessore regionale beni culturali Alberto Samona ha reso noto che il sito archeologico Mocarta nel comprensorio di Salemi è stato ripulito e risistemato dopo l'incendio che nei giorni scorsi ne aveva compromesso la bellezza, rendendo complicato visitarne gli scavi. Samona in particolare si è recato a visitare l'area assieme alla direttrice del parco archeologico di Segesta, Rossella Giglio, per verificare che il sito fosse restituito alla fruibilità dei visitatori. Si sono tenute nei giorni scorsi al centro fieristico Le Ciminiere di Catania le giornate dell'Energia 2020, una serie di incontri, tavole rotonde e dibattiti organizzati dall'Assessorato regionale delle Energie e dei Servizi di pubblica utilità, nel corso dei quali si è discusso del futuro sempre più sostenibile dell'isola. Sentiamo la dichiarazione del presidente della regione Musumeci. Il contenitore ambiente credo sia il presupposto
perché si possa guardare al futuro con un pizzico di ottimismo. Abbiamo fatto passi da gigante in questi 2 anni nell'impiego di risorse comunitarie grazie all'impegno del Dipartimento guidato dall'ingegnere D'Urso. Siamo fra le prime regioni in Italia, non soltanto sul fronte dell'energia, ma anche per quanto riguarda le infrastrutture immateriali. Una delle regioni più cablate è la Sicilia, impossibile immaginarlo fino a 5-6 anni fa. L'energia è progresso, l'energia pulita, e quindi abbiamo tutti il dovere di interloquire con Enel per esempio, con Terna per fare un altro esempio, ma con tutte le grandi aziende che lavorano su questo fronte, restando attenti a tenere lontani e fuori le finte imprese o quelle che agiscono in nome e per conto di organizzazioni criminali o malavitose, perché l'esperienza ci dimostra come nell'eolico, per esempio, la mafia abbia fatto affari. Quindi oggi abbiamo ribadito, riconsacrato questo impegno fra pubblico e privato con l'Agenzia per la coesione e col nuovo direttore per la programmazione. Siamo convinti che potremmo raggiungere grandi risultati, vogliamo spendere fino all'ultimo centesimo che Bruxelles mette a disposizione della Sicilia perché diventi denaro produttivo, denaro investito per creare ulteriore ricchezza. Ed ora alcune note di sport. La società del Mazara Calcio ha comunicato l'avvio della campagna abbonamenti per la stagione 2020-2021. Il presidente Davide Titone chiama a raccolta tutta la città, le istituzioni, sportivi, simpatizzanti, aziende piccole e grandi per dare il sostegno alla realizzazione di un grande sogno attraverso l'orgoglio mazarese, si legge in una nota. L'abbonamento per la tribuna centrale coperta sarà di 100 euro. La società si riserva 2 giornate giallo-blu di campionato durante la stagione. L'abbonamento non sarà valido per le gare di Coppa Italia e il punto vendita presso il bar stadio. E domani alle ore 10 in piazza Mocarta a Mazara la società calcio della Mazarese presenterà i suoi programmi per la stagione 2020-2021. Il club del presidente Giampiero Giacalone per l'occasione invita tifosi e appassionati di calcio per illustrare quali saranno le novità del prossimo campionato. Prima su tutta la richiesta di ripescaggio nel campionato regionale di eccellenza già formalizzata. Ed ora ci fermiamo per l'ultimo momento pubblicitario. E non ci sono altre notizie, vi lascio ai programmi in onda sulla nostra emittente. Grazie per averci seguito, arrivederci.